Buongiorno, benvenuti nel vlog. Per la prima volta non siamo in casa mia a fare la intro del vlog, è incredibile. Sono parcheggiata perché sono arrivata adesso a... devo fare le unghie e dalla mia onicotecnica. Oggi è venerdì, non ho vloggato per tutta la settimana. Ok, così meglio. Non ho vloggato per tutta la settimana, è stata una settimana molto impegnativa. Più che altro non ho fatto cose interessanti, ho lavorato tantissimo al computer, ho fatto contenuti, ho fatto cose e la cosa più interessante di questa settimana è stata la spesa. Adesso farò le unghie, vi farò vedere un po' che cosa faremo, non so, veramente non ho la più pallida idea. Cioè spesso vado lì senza nessuna idea, però questa volta proprio non so neanche che colore farò. Quindi vabbè, vi farò vedere intanto che facciamo le unghie e poi a casa vi aggiorno un po' su quello che è successo questa settimana. Ho fatto anche la tinta, dopo ve ne parlo. Vado, sono in ritardissimo. Ci sono. Perdonatemi la luce gialla. Sono appena tornata a casa, queste qui sono le unghie, le ho fatte scure, tipo un borgogna scurissimo. Mi sto facendo un toast col prosciutto perché ho molta fame. Sono arrivati un sacco di pacchi mentre non c'ero. Mettiamoci di qua che magari c'è una luce un po' più bellina e c'è anche meno casino dietro. Devo aggiornarvi su questa settimana. Come vi dicevo, oggi è venerdì, non ho vloggato assolutamente nulla questa settimana. Anche perché ho concluso il vlog lunedì, quello della montagna, e poi martedì dovevo recuperare tutto il lavoro che non ho fatto lunedì. E mercoledì avevo altri lavori da fare per la prossima settimana. Poi è sempre così. Solitamente io sono una molto ben organizzata lavorativamente, per il resto no. Di conseguenza cerco sempre di avere i contenuti che mi servono pronti il prima possibile. E di solito sono molto avanti, però come sempre le settimane piene di lavoro capitano sempre tutte insieme. Non ci lamentiamo, va benissimo così. Piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto. Però insomma è un attimo difficile riuscire a gestire tutto facendo anche un vlog interessante. Perdonatemi, intanto mangio, spero non vi dia fastidio se mastico mentre parlo. Come vi dicevo, ho fatto la tinta ieri sera ai capelli. Ho fatto un 600 di L'Oreal Gloss. Ho tenuto la scatola apposta, la mia memoria fa veramente schifo. Perché nello scorso vlog avevo una ricrescita veramente assurda. Si vedeva tantissimo lo stacco di colore tra il mio colore naturale e i capelli, il colore che avevo fatto l'altra volta. Questa volta non ho fatto il colore da Omar, semplicemente perché domenica verranno qui Omar e Luca a cena e non voglio farlo lavorare di domenica, mi scoccia troppo. Solo che l'altra settimana non avevo tempo, gli ho chiesto se si offendeva se facevo una tinta, mi ha detto di no. Farò poi il taglio da lui ovviamente. Come vi dicevo, no non ve lo dicevo, ve l'ho detto su Instagram, sto dando i numeri. Io di solito il venerdì faccio tutte le pulizie. Le faccio al mattino o comunque durante la giornata, quindi pulisco i bagni, i pavimenti, faccio la polvere, eccetera. Questo perché ho sempre deciso io di far così per fare in modo che almeno quando c'è Fede a casa, quindi il sabato e la domenica, non passiamo la giornata a pulire, passiamo la giornata insieme. Però ovviamente lui mi ha sempre, cioè quando c'era mi ha sempre dato una mano, anzi mi ha sempre detto no, facciamo le pulizie il sabato, ma è proprio a me che scoccia perché dico... Ci vediamo alla fine 2 giorni a settimana, poi vabbè, cassa integrazione a parte, ci vediamo 2 giorni a settimana per tutto il giorno, chiaramente. Possiamo fare quello che vogliamo tutto il giorno, non mi va di passarlo a fare le pulizie. Solo che oggi non ce la posso fare. Cioè letteralmente ho fatto le lavatrici, ho fatto le asciugatrici, ma le pulizie non ho proprio il tempo di farlo in materiale. E di solito, come dicevo, io sono molto ben organizzata, quindi tendo ad avere sempre i 2 video della settimana successiva pronti. Questa volta non ce li ho, ne ho uno per venerdì prossimo, devo ancora registrare il video con la palette di Huda Beauty. Tra l'altro mentre ero a fare le unghie sono arrivati tutti i corrieri, sicuramente i miei vicini mi diranno, io ho chiesto ai corrieri di lasciare le cose fuori, cioè dentro nel cancello ma fuori dalla porta, dal portone del palazzo, e si vede che qualche mio vicino carinissimo li ha tirati su, li ha portati su e me li ha lasciati davanti alla porta. Però io non volevo, quindi mi dispiace che abbia dovuto fare questa cosa. Finito di mangiare, scusatemi di nuovo se è una cosa che vi dà fastidio, è che cerco di fare più cose insieme. Mi dispiace già tantissimo di non aver iniziato questo vlog molto prima. Stavo dicendo che stasera dobbiamo andare a cena dai miei suoceri, quindi devo, adesso facciamo un po' di unboxing, poi penso che andrò a svuotare l'asciugatrice per controllare che sia tutto asciutto, se no devo fare un altro giro, poi devo struccarmi, fare un contenuto skincare. E penso che mi ritruccherò magari al volo per
andare dai miei suoceri in un modo decente quantomeno. Facciamo l'unboxing delle cosine che sono arrivate. Cominciamo da questo pacchettino qui di Look Fantastic. Abbiamo all'interno dei prodotti della linea Wow. Oh, Color Wow Air with Love. Cari. Se non avete ancora provato questo, dovete comprarlo. Cioè, voi dovete comprarlo. Io ne ho uno così intero, uno mini, e questo lo terrò di scorta. È così buono. Questo qui va utilizzato, si chiama Dream Coat, e va utilizzato sui capelli bagnati prima di asciugarli. E ho notato che quando uso questo qui va usato ogni 3-4 shampoo e si attiva col calore, quindi dovete spruzzarlo bene su ogni ciocca, asciugare i capelli, e praticamente fa in modo di mantenere la piega molto più a lungo rispetto al normale, almeno sui miei capelli risultano anche molto meno crespi. È fantastico. Io non mi piacciono tanto i prodotti per capelli, specialmente quelli che vanno messi prima di asciugarli, o peggio ancora quelli da applicare quando i capelli sono asciutti, perché spesso e volentieri sono sfigata, mi ritrovo i capelli che sono tutti appiccicosi, pesanti, non mi piace, è molto difficile che mi piacciono dei prodotti per capelli. Questo è veramente una favola. E all'interno abbiamo anche il Pop and Lock High Gloss Finish, quindi anche questo qui da applicare sui capelli bagnati, combina i benefici di un balsamo con il potere illuminante di un siero. Dovrebbe migliorare la texture dei capelli e creare una specie di barriera per il colore. Non l'ho mai provato, sono molto spaventata da questo prodotto, perché vedete, è trasparente qui dentro tutti i brillantini. Quindi spero proprio di non trovarmi tutti i capelli tipo gelosi. In teoria è da usare sui capelli bagnati, quindi non dovrei avere troppa paura di usarlo. E poi abbiamo il Dream Cocktail Coconut Infused. Sì, usare 2 o 3 dosi nel palmo della mano, metterli, applicarli sui capelli, non risciacquare, e fare lo styling col calore per attivarlo. E dovrebbe trasformare la texture dei capelli e renderli setosi, morbidi e sexy addirittura. Molto molto figo. Questo pacco è di un'azienda che si chiama Maria Nila Stockholm, che io personalmente non ho mai sentito nominare, però mi sembra un pacco gigantesco. Oh mio Dio. Ok, non tirerò su questa box, ma ci sono all'interno tantissimi prodotti. Abbiamo uno shampoo riparatore e un balsamo riparatore. Credo siano tutti prodotti per capelli. Maschera capelli riparatrice. Se avete mai provato questo brand, fatemelo assolutamente sapere. Maschera dal colore non permanente, rosa. Sempre Color Refresh, cacao intenso. Ok, questo potrebbe anche ispirarmi. Non voglio avere i capelli rosa, ma castani, perché no? Questa credo sia una crema, non so bene come andrà. Ok, va utilizzata sui capelli asciutti o leggermente bagnati. Si chiama Fiber Cream. Oh, ok, credo sia uno shampoo secco, praticamente, che è questo. Abbiamo l'Argan Oil, che è questo qui. Crema termoprotettrice e spray al sale marino. Termoprotettrice, spray al sale marino. Abbiamo un altro pacchetto. Huda Beauty. Palette di ombretti Rose Quartz e Silk Balm Rose Quartz. Pacchettino da parte di Huda, non ci posso credere. Io, allora, di solito io sono in PR list di Huda Beauty e di solito i prodotti arrivano molto dopo le uscite, quindi ovviamente io cerco di comprare le cose il prima possibile per farvele vedere, per recensirle eccetera, anche se so che magari potrebbe arrivarmi, ma dopo tanto tempo. È la prima volta che arriva il PR pack e io non ho ancora registrato il video con la palette che ho già comprato, perché devo registrarlo lunedì. Allora, abbiamo una pochette molto carina, rosa, con all'interno appunto Rose Quartz, che è questa qui, che ovviamente adesso non apro perché la tengo, perché c'è una mia amica che è molto ossessionata da Huda Beauty e quindi potrei farle una gran bella sorpresa. E poi abbiamo appunto il Silk Balm Rose Quartz, colorazione Love Stone. Io non ho mai provato il lip balm di Huda. Questo qui. Buongiorno! È sabato pomeriggio, in realtà sono quasi le 3, stiamo andando a Varese. Stamattina abbiamo fatto tutte le pulizie, quindi c'è la casa che è perfetta, letteralmente. E mi manca soltanto la spirale. Visto che c'è una bella giornata, abbiamo pensato di andare a fare un giro a Varese. Siamo andati fuori a cena,
andando a mangiare la pizza. Non vedo l'ora, oh mio Dio, sarà buonissima. Speriamo, speriamo sia buona come l'altra volta. Sono emozionatissima, è da tanto che non mangio la pizza. E ho che fame tra l'altro. Buongiorno, a caso oggi sono senza voce, senza nessuna ragione apparente, ma ok. Comunque è domenica mattina, mi sto preparando adesso per andare, dobbiamo andare ad Arese a prendere il cane dei genitori di Fede perché è andato a tagliare il pelo, già che ci siamo prendiamo quattro cose che ci servono, che non abbiamo trovato quando siamo andati a fare la spesa, mamma mia che voce che oggi. Alla fine ieri sera non sono riuscita comunque a farvi conoscere la casa perché pensavo che saremmo andati a bere qualcosa. Dopo cena la pizza era buonissima. Tra l'altro in questo posto qui fanno un impasto che è cioè, leggerissimo davvero. Io di solito non mangio neanche tutte le croste, ma vi giuro riesco a mangiare tutte le croste senza essere strapiena. Tant'è che ho preso anche il dolce, cosa che non faccio mai. Appunto pensavo che saremmo andati a bere anche qualcosa dopo, ma alla fine giustamente la Kate lavora in un supermercato a Milano, quindi si sveglia sempre alle 4:30. Quindi era abbastanza stanca, è giustissimo. Però vi assicuro che comunque riuscirò a presentarvela a un certo punto, anche perché forse a fine mese andiamo a fare un weekend insieme sempre in montagna dove siamo stati settimana scorsa. Quindi lì per forza di cose dovrei riuscire a presentarvela. Oggi a caso sono senza voce, non ho capito come mai, ma va bene. Probabilmente ieri ho preso un colpo di freddo. Lo so, speriamo che mi passi perché domani devo registrare dei video e con questa voce non è proprio il massimo. Ah, e non vi ho raccontato, vabbè adesso vi racconto, vi aggiorno. Comunque questo pennello qui è di Hourglass, so che ad alcuni, cioè quando lo uso di solito mi chiedete che pennello è. E è molto bello, però è anche molto molto costoso. Non lo so neanche io se effettivamente valga la pena per il prezzo che ha. Questa settimana non ve l'ho raccontato, dovevo fare una telefonata per chiedere delle informazioni. Io ho questo problema con le telefonate, quindi per esempio devo chiedere informazioni, non lo so, mi faccio le paranoie su, magari gli rompo le scatole, magari stanno facendo altro, magari hanno da fare, magari hanno, c'è qualcun altro che deve chiamare, che ha più bisogno di me, piuttosto che no. Mi faccio letteralmente venire l'ansia per fare una stupidissima telefonata. Vi giuro, ci avrò messo mezz'ora buona prima di riuscire a chiamare. La cosa divertente è che alla fine sono riuscita a chiamare, cioè a un certo punto ho detto no basta, prendo e chiamo. Praticamente questo posto aveva tre numeri di telefono diversi ed era un posto che avevo già chiamato, quindi teoricamente, cioè non è che era il numero che avevo contattato l'altra volta, quindi vabbè, chiamo il primo numero, non suona, chiamo il secondo numero, squilla e non mi risponde nessuno, chiamo il terzo numero, squilla e non mi risponde nessuno. Poi vado sulla pagina Facebook, c'è scritto per una risposta più veloce contattare su WhatsApp, quindi mando un messaggio su WhatsApp. Su WhatsApp mi esce soltanto una spunta, quindi vuol dire il messaggio non è stato consegnato. E io dico, boh, cioè suona, non mi risponde nessuno, com'è possibile che non consegna il messaggio? In sostanza, alla fine, da che non volevo chiamare per non rompere le scatole, ho chiamato tipo 6 volte, cioè si sono trovati 6 chiamate perse da me. E vabbè, comunque alla fine mi hanno risposto e mi hanno dato anche delle gran belle notizie. E tra l'altro l'ho scoperto su Instagram, perché ovviamente ho fatto le storie dicendo ma sono l'unica che ha questo problema di fare le telefonate, cioè sono l'unica pazza paranoica, psicopatica che non riesce a fare una telefonata. E invece no, mi avete letto, in tantissimi mi avete scritto dicendomi no, praticamente tutti quelli che mi hanno scritto no, anch'io ho questo problema. Ah ecco, poi appunto stamattina andiamo ad Arese a prendere il cane dei genitori di Fede, poi andiamo dai genitori di Fede a pranzo, torniamo a casa, devo fare la torta perché è da un sacco che voglio fare la torta di mele, ma non l'ho ancora fatta. E poi verrà Luca qui a cena alla fine. Com'è che si chiama la pizzeria? Ecco, la pizzeria dove siamo andati ieri sera si chiama Pomodoro e Mozzarella. È una pizzeria napoletana, ma ve lo assicuro è buonissima. Ieri ho usato questo rossetto qua di Milani e ho usato la colorazione Tease 420. Sono dei rossetti nuovi di Milani. Durano tantissimo sulle labbra. Cioè l'ho ripassato ieri sera prima di andare a cena, ma l'avevo messo alle 2. E fino alle 6:30 era ancora su, cioè l'ho dovuto ripassare per riempirlo, ma c'era comunque ancora, nonostante la mascherina e tutto, quindi veramente tanta roba. Come piazza la sto usando ancora la Simpod,
visto che so che ad alcuni interessa, anche perché sta per arrivare Black Friday, eccetera, eccetera, e mi trovo comunque molto bene. Solitamente non devo ripassarle, ma stanotte ho dormito con lo chignon, penso che si veda, i miei capelli prendono subito la forma dell'elastico. Di solito quando uso la Steam Pod, cioè vedete che comunque, pur avendo usato l'elastico, cioè sono lisci. E per me, che ho i capelli naturalmente ricci, è molto difficile. E poi fai i capelli stralucidi e stramorbidi. E ho comunque notato che i miei capelli adesso, cioè, sono molto molto più morbidi rispetto a prima e che stanno crescendo un sacco. Ho anche meno doppie punte, quindi io non sono un'esperta, nel senso posso solo dirvi quello che succede ai miei capelli. Non me li rovina assolutamente. Cioè, penso che con il vapore sia meglio piuttosto che le piastre senza vapore, però ripeto, io non sono un'esperta, vi dico solo quello che ho sperimentato io. Adesso vado a mettermi un po' di profumo, collana, braccialetti, orecchini e possiamo anche andare. Guarda come sei bello, tutto tagliato. Chiocco, allora? Com'è l'esperienza? Raccontaci. Ciao amore, adesso lo mettiamo dietro legato. No, Aspetta, dove dove vai? cacchio Dove vai? vai? Dove vai? Adesso lo leggo Cosa fai? dietro. Vuoi guidare tu? Ciao. Già. Vai, guida. Ok, siamo ufficialmente tornati a casa e sto facendo la torta. Cose che non sapete di me. Non sono brava a fare i dolci, quindi userò questo e il nove torte. Quindi adesso ho sbocciato le mele, adesso le taglio a fettine e poi vabbè, preparo l'impasto. Ma ho la batteria scarica della DJI. Un'altra cosa che non sapete di me, io le mele le mangio solo nella torta, perché sennò non mi piacciono. La mia voce intanto sta sparendo piano piano. Magari vi faccio vedere direttamente la torta pronta, che mi sembra una grande idea. Ecco qui il risultato della mia bellissima torta. Speriamo non sia tutta bruciata, però boh, il profumo è buono. Speriamo bene. Secondo me i lati. Come ogni lunedì mattina. Oh mio Dio, wow! Come ogni lunedì mattina mi presento a voi in tuta struccata. Devo ancora prepararmi. Non ho più voce. Oh mio Dio, che orrore! Giuro che io non so perché la mia voce sia così. Non ho febbre, non ho raffreddore, non ho niente. Secondo me ho preso un colpo di freddo venerdì sera. Questa cosa non mi è mai successa. Sto bevendo il tè caldo, penso che arriverò a mangiarmi anche il miele, cosa che mi fa veramente schifo, perché io odio il miele, però mi sembra l'unica soluzione possibile a questo punto. Ieri è venuto qui Luca, abbiamo chiacchierato tantissimo, quindi la mia voce è ancora peggio di ieri mattina. Io comunque vi giuro non lo capisco, non so neanche a questo punto, beh, per sicurezza penso che andrò comunque a fare un tampone, però non penso che sia un sintomo, perché non ho mai sentito, di solito c'è, che ne so, raffreddore, tosse, eccetera, quindi non penso di essere, cioè tecnicamente non sono malata, sto benissimo, però non ho voce. Comunque la mia idea di registrare oggi il video di Huda Beauty è andata a quel paese perché non è assolutamente il caso di registrare niente con questa voce qui. No, ho bisogno che torni domani, oggi non parlerò tutto il giorno, questo è l'unico momento in cui parlerò e su Instagram vi spiegherò che non ho voce. Però cercherò di non parlare oggi perché io ho bisogno di registrare dei video domani. Se avete delle soluzioni, io vi prego di scrivermele. Vabbè, io spero comunque che questo vlog vi sia piaciuto. Ci vediamo nel video, speriamo, mercoledì nel video di Huda Beauty, altrimenti ho un video preregistrato. Però vorrei mettere il video di Huda, vorrei mettervelo online il prima possibile. Comunque farò del mio meglio. Niente, grazie mille della compagnia, davvero, perché soprattutto questi vlog a me piace tanto farli, anche se qualche volta mi ci perdo e non sono bravissima a farli, però mi piace tanto e quindi vi ringrazio a maggior ragione della compagnia che mi fate. Quindi grazie mille davvero, vi auguro una bellissima settimana. Ciao!